Allora, è iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Se si dovesse chiedere, se mai ce ne fosse ancora bisogno agli italiani, quali sono gli ambiti principali che il governo dovrebbe affrontare prioritariamente, credo che il tema della sicurezza sia uno di quelli, tra le altre cose, da molto tempo tra le principali indicazioni espresse. Uno degli effetti principali di questa attenzione nella pubblica opinione, tra l'altro, la sempre più ampia diffusione dell'idea che l'autodifesa personale sia legittima e eticamente accettabile. Non parliamo poi del rigetto dell'idea che si debba risarcire chi si è colpito per danni subiti a causa dell'accesso alla propria abitazione, alla propria sicurezza. In questo paese ci vuol più tempo a progettare un furto che il tempo che si passa per in carcere se ti dovessero arrestare. Chi ha subito una violazione di domicilio ben sa che il ladro viene arrestato e in meno di 48 ore è libero. 48 ore per chi è stato violentato in casa sotto l'aspetto del domicilio e delle sue attenzioni e particolari questioni personali non servono nemmeno per smaltire lo shock. Al malcapitato derubato non sono nemmeno sufficienti 2 mesi per mettere in ordine la casa, intanto il ladro sicuramente è altrove. 200.000 proprietà svaligiate in un anno, un colpo ogni 2 minuti, Presidente. Solo 6.000 soggetti vengono arrestati, mentre il 97% dei furti rimangono impuniti, il che vuol dire che nel 97% dei casi non becchi il furfante ladro e che fa comunque 0 giorni di carcere. La società italiana, questo paese, oppresso già da mafia, camorra, 'ndrangheta, già pieno di ladri e ladruncoli domestici, già ci bastano e ci avanzano pure. Di certo non abbiamo bisogno di forze fresche provenienti da altri paesi, o quantomeno in parte direttamente legati a quella scellerata politica dell'immigrazione che in questi 2 o 3 governi precedenti non hanno portato certo qualcosa di buono come indicazione politica. E poi vi ricordate quel provvedimento di modifica al codice di procedura penale in materia di misure cautelari? Non è molto tempo che è stato approvato in quest'Aula. Ebbene, fu anche quello un sistema chiamato in un altro modo per occuparsi in modo poco serio dello svuotamento delle carceri. E quanti ne abbiamo fatti di questi provvedimenti prima? Già nel 2006 l'indulto di Prodi portò in libertà 26.000 detenuti e nei 5 anni successivi un terzo di questi detenuti sono tornati a delinquere, tornando a rioccupare le patrie galere. Questa volta, Presidente, ci siamo alzati, quante volte, Presidente, ci siamo alzati in quest'Aula per chiedere interventi efficaci, interventi urgenti, interventi non più procrastinabili dal punto di vista soprattutto dei cittadini. Cittadino che ha legittime aspettative di essere tutelato da colui che istituzionalmente ne ha il compito e quindi dallo Stato. Quante volte a questa legittima richiesta da parte nostra ci siamo sentiti rispondere che era puro populismo, che si voleva solo lucrare a scopi elettorali, che soffiavamo sul fuoco della paura e che cavalcavamo queste paure per imbonirci i cittadini, soprattutto quelli aventi diritto al voto. C'è anche un bel po' della politica che ci ha accusato di amplificare in modo eccessivo, se non irresponsabile, questi fenomeni. Qualcuno li chiamava e continua a chiamarli piccoli fenomeni, rapine in casa, molte volte con violenza, considerati piccoli fenomeni. Si parla di sicurezza percepita, come se si parlasse del tempo, se si parlasse di un caldo o di un freddo percepito, come se i cittadini avessero una percezione del problema e della paura in modo amplificato rispetto alla realtà. Secondo noi è vero esattamente l'opposto. E non abbiamo ancora capito, o meglio non avete ancora compreso appieno la gravità di questo problema. Ebbene, arriva questo provvedimento in aula, già vagliato dalla Camera dei Deputati.
titolo altisonante, interventi urgenti in favore della sicurezza, in materia di sicurezza nelle città. Il decreto è composto da alcuni articoli su cui noi minoranza abbiamo sicuramente ben lavorato, un lavoro che sia alla Camera che al Senato ci ha visti protagonisti nel cercare di modificarlo, sicuramente di migliorarlo, chiaramente senza successo. Chiaramente alla Camera qualcosa si è fatto, qui in Senato ennesima fiducia, ma ne parleremo fra un momento. Fiducia che ha strangolato i tempi della discussione, per non parlare del fatto che tutti gli emendamenti sono stati bocciati, però ci avete approvato qualche ordine del giorno e questo è qualcosa di positivo, un ordine del giorno non si nega mai a nessuno. In questo provvedimento si parla di una filiera di collaborazione che parte dal sindaco, passa alla provincia, alle regioni e arriva allo Stato. Anzi, dallo Stato parte con questo provvedimento. L'idea è che tutto va a finire al sindaco, il nuovo parafulmine. Presidente, chi ha appena fatto il sindaco, l'ho già detto in discussione in commissione, sa benissimo che da sempre, anche senza questa legge, per il sindaco è il primo baluardo che ha come mission è proprio la sicurezza. Qual è il sindaco che non ha avuto cura di tutte queste problematiche indicate in alcuni articoli? Dall'arredo urbano, all'illuminazione, alla videosorveglianza. Lo stesso, alcuni sindaci si sono inventati una sorta di volontariato per far sì che il territorio venisse controllato, ma anche questo non vi è piaciuto. Lo stesso Maroni, è vero, ne aveva valorizzato il ruolo, quello dei sindaci, ma vi ricordate quanto... quando eravate in minoranza, quante urle che avete fatto dai banchi e parlavate già all'epoca dei sindaci sceriffo. E cosa sono diventati per legge ora questi sindaci? E la questione economica, i progetti e la promozione della sicurezza, come senza soldi, senza uno spicciolo fare sicurezza. Il recupero dei centri, la riqualificazione urbana. Ma chi è quel sindaco che non ha voglia di fare tutto questo? Li avete affamati, li avete ridotti a meri esattori di tasse, veri e propri gabellieri. Altro che fare opere di riqualificazione urbana. E le province? Adesso ve ne ricordate l'esistenza. Li avete bistrattate, li avete anche queste affamate, li avete considerate un ente inutile. Non hanno nemmeno i soldi per tappare le buche. Altro che sicurezza urbana, non riescono nemmeno a garantire la sicurezza per quando tu percorri la strada, altro che sicurezza. E soprattutto, cerchiamo di essere seri, non è da loro che ci si aspetta chiaramente un processo di sicurezza legato a una filiera che proprio la troviamo quantomeno scarna nelle motivazioni. Senza soldi, la sicurezza... Bisogna avere il coraggio di dirlo, che la sicurezza costa, non è gratis. La sicurezza è un bene come la salute e nessuno si scandalizza quando si dice che la salute costa e in essa bisogna investire. Così è anche la sicurezza, Presidente. E invece cosa si fa? Si scarica su comuni e province che sono già alla canna del gas per quanto riguarda i bilanci. Ebbene, 4 anni di torpore. E ora veramente avevamo avuto la sensazione che qualcosa si muovesse seriamente, invece i primi 6-7 articoli sono solo dichiarazioni di principio, a dare definizioni che già c'erano. Vi siete inventati un clamoroso doppione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza con un nuovo Comitato Metropolitano che non avrà mai alcuna finalità. E i DASPO, viva Dio, questo c'era piaciuto, sembrava un'ottima soluzione. E allora coloro che ormai hanno, che fanno parte integrante del nostro arredo urbano, questi soggetti, si potevano allontanare con un'ordinanza del sindaco. Invece se poi leggi il decreto ti rendi conto che puoi applicare il decreto DASPO nei confronti di coloro che impediscono l'accesso a aree portuali, a aree ferroviarie, agli aeroporti, a coloro che impediscono l'accesso e la libera fruizione di plessi scolastici, musei e altro. Ma Presidente, ma dov'è che si vive a volte? Ma chi è quello che non ti fa entrare in un museo, che non ti fa entrare in una chiesa? Ma dove vivete? Ma chi è che non vi fa prendere un treno? Ma cosa avete scritto in questo provvedimento?
in treno sui bus, vi fregano il cellulare e il portafoglio, negli aeroporti e nelle zone portuali ti rubano. Lei non mi deve rubare il tempo però, signor Presidente. Grazie, se no passiamo. Ma gliel'abbiamo rubato, passiamo a prendere il tempo in più, però lei dovrebbe anche concludere. Sì, applichiamo. Adesso si è parlato anche dei parcheggiatori abusivi. Le forze dell'ordine però sono 100.000 unità in meno. Altro che sicurezza. Un sindaco che non può assumere un vigile se non nel rispetto dei vincoli di bilancio. Questa è proprio bella. E in conclusione, Presidente, le dico che il gruppo Lega Nord ha impostato la sua battaglia politica intorno a alcuni concetti fondamentali. Una differente idea della sicurezza urbana con corrispondente accentuazione del ricorso agli strumenti dissuasivi e repressivi del diritto generale, un ripristino di queste cose che sono state abrogate prima. Abbiamo proposto il ripenalizzare alcune fattispecie per le quali si era passati dalla sanzione amministrativa e ci siamo fatti portavoce di istanze che le polizie locali e l'associazione che le raggruppano hanno segnalato. Questo è quanto, signor Presidente, e io avrei concluso.